Buongiorno amici e benvenuti in questa nuova avventura. Oggi siamo a Sofia per scoprire quali sono i pro e i contro di vivere in Bulgaria. Prima però vi ricordo che il fine dei miei video è quello di diffondere il mio pensiero sull'argomento, per creare dibattito all'interno della community e scambiarci pensieri e consigli nei commenti. Quindi se non l'hai ancora fatto, metti mi piace, iscriviti al canale e attiva la campanella per restare sempre aggiornato su questi contenuti. E dato che molti di voi me l'hanno chiesto, oggi siamo venuti qui. Se state pensando di venire a Sofia per trovare lavoro, ve lo sconsiglio vivamente, perché questa è una città dove chi si vuole trasferire lo fa principalmente per una questione fiscale o per investire in qualche attività, dato che la vita costa molto meno dell'Italia. Prima di iniziare andiamo a fare una bella colazione per tirarci su. Iniziamo la nostra prima colazione in Bulgaria. Assaggiamo questa colazione tradizionale, che è una sorta di pasta sfoglia con spinaci, formaggio e uova. Fredda ma buona. Siamo appena usciti da questa bakery, abbiamo fatto un'ottima colazione, consigliatissimo, si chiama Furna e abbiamo speso esattamente 22 lev in 3, circa 11 euro per una colazione, direi abbastanza economica. Iniziamo subito col dire che la Bulgaria è un paese dalle mille sfaccettature e come ogni luogo ha sia vantaggi che svantaggi, a seconda delle proprie esigenze e delle preferenze. Uno dei vantaggi di trasferirsi in Bulgaria è ovviamente il costo della vita. La Bulgaria, infatti, nonostante faccia parte dell'Unione Europea dal 2007, non ha adottato l'euro. Sarà forse per questo che la vita si è mantenuta così economica? Effettivamente, buttando uno sguardo a tutti quei paesi dell'Europa occidentale che hanno adottato l'euro, noto come sono diventati invivibili a livello economico, soprattutto per chi ci vive. E infatti molti italiani pensano ormai di trasferirsi in posti come questi. Ora, non voglio dire che sia tutta colpa dell'euro, ma faccio delle considerazioni a posteriori, constatando la realtà dei fatti. Ma in ogni caso, se la pensi diversamente a quanto detto, fammi sapere la tua nei commenti. La Bulgaria, come dicevamo, è un paese ricco sotto molti aspetti, tra cui quello culturale, ricca di tradizione che la rendono unica nelle sue sfaccettature. Quella città si sta iniziando a preparare per accogliere molti turisti, costruzioni un po' ovunque. La città sembra crescere anche questa, come l'Albania per esempio, a vista d'occhio, anche se ancora c'è tanto da migliorare. Un altro punto a favore della Bulgaria è la sua posizione geografica, abbastanza strategica, situata in Europa ma molto vicina all'Asia, e questo la rende una meta molto appetibile anche per chi ama viaggiare. Il clima qui in Bulgaria presenta inverni freddi ma che comunque non vanno oltre lo zero ed estati calde ma non troppo. Ovviamente questa informazione può cambiare da località a località. Per quanto riguarda il clima vi posso dire che siamo a metà ottobre e sono a maniche corte, c'è una bellissima giornata, la sera la temperatura scende fino a 10 gradi, però c'è da dire che siamo anche quasi a novembre, quindi ci sta. Tanti di voi sono spesso spaventati di dover lasciare la buonissima cucina italiana, ma vi assicuro che ci sono molti paesi dove nonostante la cucina non sia italiana si mangia veramente bene e la Bulgaria è uno di questi. Siamo appena entrati in un ristorante tradizionale per fare un pranzo tradizionale. Andiamo all'assaggio della prima pietanza bulgara.
che praticamente è una sorta di salsiccia con la salsiccia di pollo con patate speziata e accompagnata con delle verdure, del cavolo bianco, delle salse e della lattuga. Questo invece è agnello, sempre accompagnato da riso e verdure. Andiamo all'assaggio della salsiccia. Buona la salsiccia, molto buona. Andiamo adesso all'assaggio dell'agnello. Cucinato veramente bene, buono veramente, complimenti, molto molto buono. Andiamo all'assaggio del riso. Il riso non mi fa impazzire, c'è forse un po' troppo aglio. Sì, forse un po' troppo aglio. Non mi fa uscire pazzo. Si parla bene del vino bulgaro, per questo abbiamo preso un bicchiere, un bel calice per assaggiarlo. Vi posso dire che l'odore non è male, molto buono. Buono, sembra anche un po' invecchiato come vino, almeno un paio d'anni. Buono, molto buono. Allora, piccolo feedback di questo pranzo: carne buonissima, un po' meno il risotto, ma per mio gusto, perché non amo troppo le spezie e soprattutto l'aglio, non riesco a digerirlo, e siccome il risotto era pieno d'aglio, per me bocciato. Però la carne è veramente buona, speziata al punto giusto, molto 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 buona. Abbiamo pagato 96 lev, che sono circa 46-47 euro in tre persone, quindi devo dire che non è stato nemmeno troppo costoso. Uno tra tanti aspetti positivi è sicuramente la popolazione. Ho avuto la fortuna di incontrare diversi bulgari e devo dire che fortunatamente non ho mai avuto esperienze negative. Ovviamente esistono persone oneste e meno oneste come in qualsiasi parte del mondo, ma in linea di massima i bulgari sono persone molto ospitali, gentili e disponibili. Una cosa che mi ha stupito veramente, cari amici bulgari, è la vostra disponibilità. Siete veramente molto cordiali e gentili. Devo farvi davvero i miei complimenti. Ma vi posso dire che i bulgari sono molto educati, rispettano i pedoni, si fermano sempre, si presenta abbastanza ordinata, a parte qualche lavoro di manutenzione e di crescita della città, che comunque, per quanto possano un attimino creare dei disagi attuali alla città, si sta cercando di migliorarle, quindi di puntare a una crescita. Quello che ho notato è che almeno nella città di Sofia non ci sono rifiuti in giro. Anzi, mi sarei aspettato di trovare grovigli di cavi elettrici che attraversano i palazzi, però devo dire che sono anche abbastanza ordinati. Costruzioni live di un palazzo molto tranquilla, anche se a dire la verità vedo poche pattuglie di polizia in giro, però sembra molto tranquilla come città. Poco vagabondaggio, pochi senza tetto in giro, o quantomeno non in centro, magari sono più spostati nelle periferie o nei quartieri che ci sono qui attorno alla città. Nei sottopassi della metro difficilmente troverete gente messa a terra a dormire o gente che bivacca. Molto ricca di alberi, parchi, molte aree verdi. Vedete quanti parchi, quanti alberi. Raga, ma quanto verde c'è dappertutto. Poi vedete gli ausiliari che puliscono le strade e tengono puliti sia i parchi che la città. Vedete la gente che spazza e pulisce la città. È molto attiva, piena di ragazzi per strada, di universitari, di liceali liberi che
che passeggiano tranquilli. Un'altra cosa che ho notato e che mi è piaciuta sono le scuole per i ragazzini, che hanno molte aree dove poter giocare, campetti da calcio all'interno della scuola. Non sono quelle classiche scuole solo edificio che non hanno nemmeno un punto dove far giocare i ragazzini, mentre qui sono veramente scuole circondate da campetti da calcio, spazi ampi aperti per poter giocare, fare attività ricreative. Guardate la metro che è ordinata, c'è delle porte, delle barriere, chiamiamole così, che evitano che la gente possa cadere nei binari della metro, e si aprono solo quando arriva la metro. La metro molto silenziosa. Quando siete in Bulgaria potete benissimo nel weekend venire a farvi una passeggiata nei monti vicino ai sette laghi di Rila e passare una giornata all'insegna del trekking o una passeggiata così tranquilla e poi fermarvi in un posto come questo per venire a mangiare. Quando giriamo le città e ci esprimiamo, ovviamente è il nostro pensiero, però cerchiamo di valutare ciò che c'è di bello in una città, ciò che c'è di brutto, e fare dei confronti con tutte le città che visitiamo in modo da capire effettivamente qual è la scelta migliore per valutare una città. Ci sono tanti piccoli negozietti che hanno accorpato praticamente alcol e tabacco e vendono solo questo, quindi proprio ci sono dei piccoli shop dedicati solo al tabacco e all'alcol. E sembra una cosa stupida, però in realtà concentrando tutto in un unico shop si può evitare di far vedere ai bambini o ai minori queste piccole deviazioni mentali. E quindi concentrando tutto in un unico shop e vietando ai minori di 18 anni di entrare, si evita di creare un'emulazione da parte dei ragazzini che già da piccoli iniziano a bere e a fumare. Pensavo appunto a degli shop vietati ai minori e di smettere di vendere alcol nei supermercati e tabacco accanto a caramelle e fumetti. Sicuramente non mi riferisco di certo alla Bulgaria, che anzi ha il prezzo delle sigarette circa la metà del prezzo delle sigarette in Italia e un quarto del resto d'Europa. In generale i prezzi più bassi delle sigarette possono ridurre il disincentivo a fumare, specialmente se confrontato con altri paesi europei dove le tasse sulle sigarette sono state aumentate significativamente come misura di disincentivo. Qui stanno inaugurando un tabacchi. Un piccolo appunto da fare riguarda la movida notturna, perché togliendo ovviamente le vie del centro e qualche piccola attività c'è poco da fare per i giovani. Purtroppo tra i contro di vivere in Bulgaria possiamo sicuramente inserire la sanità. Nonostante questa sia pubblica, soffre di gravi disfunzioni, tra cui uno squilibrio nella tipologia di personale in servizio che porta a una carenza di infermieri e problemi di finanziamento, mettendo a rischio la salute dei cittadini.
nonostante la presenza di oltre 300 ospedali per una popolazione di 6,5 milioni di abitanti, classificandosi tra l'altro tra i primi tre dell'Unione Europea per posti letto, la carenza di personale ostacola il corretto funzionamento delle strutture ospedaliere, causando uno dei più alti tassi di mortalità dell'Unione Europea. Se voi venite qui per venire a lavorare non vi conviene, perché i lev, che è la moneta bulgara, valgono circa il doppio degli euro, e quindi dovete considerare che se voi venite dall'Italia guadagnereste circa la metà dello stipendio. Quindi se vivete qui potrebbe ancora essere conveniente, ma non troppo, perché comunque se si parla di lavori comuni non ti permettono di vivere così bene. Quella vostra situazione non cambierebbe in meglio, se non per altre motivazioni, quale potrebbe essere la città o mille altre motivazioni. Comunque Sofia è una città europea, ma porta ancora i ricordi di vecchie città sovietiche. Guardate che palazzoni, proprio da ghost town sovietica. Guardate, se ci fate caso, tutti i muri sono imbrattati da graffiti o scritte, non so se per una questione di ribellione, per qualche motivo, ma come potete vedere tutti i muri sono scritti. Vedete, continuiamo a camminare e tutti i palazzi sono imbrattati. Questa è una scivola, credo che sia per disabili, e ve ne faccio vedere adesso un'altra che è ancora peggio. Il discorso che facevo prima è proprio questo: guardate quanto è ripida questa scala e guardate quanto è ripida questa, diciamo, scivola per i disabili. Praticamente non so come facciano a salire, quindi almeno 3-4 persone per spingere una sedia a rotelle, perché ve la faccio vedere, troppo ripida. Allora proviamo ad acquistare dei biglietti per la metro. Intanto accetta solo contanti, e già questa è una cosa che non mi fa piacere. Ma non si riprende anche qua, c'è sempre quello. Guarda. E la cavolata è che se io metto 20 lev me li ributta indietro perché sono troppi. Accetta solo 5 o 10 massimo lev. Il problema è che adesso non abbiamo i soldi, non accetta carte, quindi bisogna andarli a cambiare. Purtroppo un piccolo punto a sfavore sono i trasporti pubblici, perché a parte, diciamo, l'efficienza, a mezzanotte, sia a mezzanotte la metro e poco più tardi gli autobus, smettono le corse, e quindi se non hai un mezzo privato purtroppo sei obbligato a spostarti a piedi, e non è molto semplice. Tra l'altro le piste ciclabili sono ancora in fase di costruzione, e quindi ancora le bici viaggiano nelle strade comuni, ed è molto pericoloso perché c'è tantissimo traffico, anche se devo dire che comunque in generale la gente si comporta bene in auto. Come potete vedere, molte strade secondarie sono al buio, non c'è completamente luce, levando ovviamente le vie principali che sono illuminate, ma come vedete ora sta iniziando a emergere la luce. Però di solito tutte le strade secondarie sono al buio. Amici, non voletemi male per quello che sto per dire, però vedo molte persone, soprattutto anziani o comunque di un'età avanzata, molto infelici, che camminano per strada, molta gente da sola a pensare, si vede proprio che sono tristi in faccia, non so perché. Quindi se sapete magari il perché di tutte queste persone, soprattutto queste persone di età avanzata,
che camminano per la città molto tristi. Scrivetemi nei commenti il motivo. Cari amici pensionati, oggi avrei voluto dirvi che questa è una città adatta a voi, come lo è stato effettivamente per molti anni, ma ultimamente sono sorti vari problemi che hanno cambiato un pochettino questa situazione. Prima, infatti, grazie a un accordo di detassazione con la Convenzione Italia-Bulgaria, le pensioni venivano tassate solo al 10%, grazie alla tassazione bulgara. Ma dal 2020 molti pensionati italiani residenti in Bulgaria si sono trovati la pensione dimezzata a causa del superamento di questa convenzione. Infatti oggi per ottenere questa fiscalità è obbligatoria la cittadinanza. Purtroppo, ahimè, questo ha chiuso le porte a tutti quei pensionati che stavano pensando di trasferirsi in Bulgaria. La Bulgaria, come molte nazioni in transizione, ha affrontato diverse sfide nel suo percorso verso una società più stabile e prospera. Una di queste sfide è la corruzione, un problema che ha impattato svariati settori del paese. È stata infatti spesso criticata per la sua incapacità di affrontare in modo efficace la corruzione endemica e le pratiche di clientelismo. Questi problemi sono spesso legati a un sistema giudiziario debole e a una mancanza di trasparenza nelle istituzioni pubbliche. Ho notato che le periferie di Sofia brulicano di quartieri ghettizzati e baracche, alcuni abitati da gruppi etnici minoritari come i Rom, che hanno storicamente affrontato discriminazione e emarginazione in molte parti d'Europa. Questi ghetti sono spesso caratterizzati da povertà, disoccupazione e soprattutto bassi livelli di istruzione. Tuttavia, è essenziale non generalizzare. Ci sono sicuramente molti problemi nelle periferie di Sofia, ma ci sono anche molti sforzi da parte di organizzazioni non governative, attivisti e alcuni funzionari governativi per migliorare le condizioni di vita in queste aree e promuovere l'integrazione sociale. Eppure, malgrado tutto, c'è qualcosa in questo paese che mi affascina. Forse la genuinità delle persone, la ricchezza della sua storia o semplicemente la promessa di un futuro migliore. La Bulgaria è un paese di forti contrasti, di sfide e opportunità, di pro e di contro. Ma in fondo non è questo il bello della vita. Vivere in un luogo che ti costringe a riflettere, a crescere e ad evolvere. Per questo video è tutto, spero che abbiate trovato queste informazioni molto utili a voi stessi. Noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!